Tutti aspettano lui, tutti lo vogliono vedere, non solo questa sera, lo vogliono vedere ai mondiali, perché dobbiamo dire, al di là di tutto quanto quello che si è detto e che ha fatto lo stesso Maradona, per chi ama il calcio, per chi vuole vedere il calcio, sicuramente Maradona può essere uno di quelli che può ancora offrire un grande spettacolo. Sì, effettivamente è un giocatore che io sono contentissimo che lui sia tornato a giocare, perché il calcio non deve essere mai privato di geni, di giocatori che inventano, che hanno della classe incredibile. Sono giocatori che vanno compresi, ci dispiace molto per quello che è successo, speriamo e auguriamo che lui sia ritornato alla vita, perché quello che è successo a lui è una cosa che può capitare a chiunque, ma bisogna avere anche la forza di ritornare. Se questo sarà per lui un bene ritornare al calcio, noi auguriamo che ritorni ai grandi. E lui ha dimostrato, mi pare, che nella prima partita contro l'Australia, che ha giocato, ha fatto delle giocate molto belle. Intanto vedete l'entusiasmo, l'accoglienza dei 65.000 tifosi allo stadio monumentale del River Plate per l'Argentina di Maradona. Vedete la foto di rito, non ci sono sorprese per quello che riguarda lo schieramento della formazione di Alfio Basile. L'11 annunciato alla vigilia, Maradona capitano, Maradona che vuole veramente lanciare, portare la sua formazione ai mondiali. Ed ecco l'Australia, vedete come cerca anche di caricare il pubblico sugli spalti. Diego Armando Maradona, ripeto, è lui sicuramente il grande attore, il grande protagonista di questo confronto. Mentre vediamo inquadrato il numero 20, Robert Zabica, che è il portiere della formazione australiana e che sostituisce l'infortunato Bosnić. Maradona, oltretutto, ha già esordito il suo ritorno in Argentina con la squadra del club, però penso che il ritorno in nazionale sia la prima volta che gioca. Praticamente da quando è tornato ufficialmente, sì, gioca per la prima volta davanti al suo pubblico. Un pubblico che l'ha accolto a gran voce, avete potuto sentire l'incitamento del pubblico al giocatore, mentre vedete lo schieramento delle squadre. L'Argentina in campo con Goycochea tra i pali, i difensori esterni saranno Chamou e McAllister, mentre i difensori centrali saranno Ruggeri e Vasquez. Davanti alla difesa, Redondo, quindi gli interni Perez e Simeone, e poi Maradona in rifinitura davanti alle punte, Batistuta e Balbo. Eccolo Diego Armando Maradona, oggi giocherà la sua 83esima partita con la maglia della nazionale, con la quale ha realizzato 32 gol. C'è un giocatore però in campo che ha giocato più partite di lui in nazionale, si tratta di Oscar Ruggeri, 92 le partite in nazionale. Non per questo era il capitano, era una gerarchia di questo giocatore. Ecco il numero dei giocatori della formazione australiana che è in campo con Zabica tra i pali, libero Ivanovic e i due centrali Tobin e Durakovic, mentre per quanto riguarda gli esterni sono il numero 19 Tony Widemar e il numero 10 Van Blerk. Quindi a centrocampo abbiamo il numero 6 Wade, il numero 8 Aurelio Widemar, poi Slater con il numero 11 e in attacco Arnold e Farina. Tutto è pronto per il calcio d'inizio di questo confronto attesissimo, l'ultimo in programma, ed è partito il match proprio in questo istante. Alla destra dei teleschermi in maglia gialla l'Australia, alla sinistra l'Argentina. Fallo laterale a favore della formazione argentina, dirige l'incontro il danese Mikkelsen. E vediamo in avanti la formazione argentina. Maradona tocca il suo primo pallone, molto aggressivi i giocatori australiani, ma la meglio Maradona. Maradona che ha subito un colpo alla schiena nella partita d'andata, che ha non gli ha permesso di allenarsi al meglio, ma Maradona è voluto essere in campo. Seguiamo intanto il cross da parte di Batistuta e l'uscita attenta di Zabica, portiere dell'Australia.
Io penso che c'è una cosa che disturberà un pochettino questa partita, sarà il vento, lo vedete, potete notare, e il vento dà fastidio sempre a tutti i giocatori di calcio, ma ho visto già che c'è una grande disposizione dell'Argentina in attaccare subito, e penso che sarà una partita emozionantissima. Non c'è bisogno del caffè, amici, state pure tranquilli che non vi addormenterete. Nonostante l'ora tarda, dunque, amici sportivi, seguite insieme a noi questa partita decisiva tra Argentina e Australia in diretta da Buenos Aires. Siamo al primo minuto di gioco, punteggio di 0-0. Slater, giocatore che gioca in Francia, nel Lens, tenta di andare via, ma senza fortuna. Tony Widemar guadagna comunque un fallo laterale. Profondo il suo lancio di testa a Svetta Ruggeri. Quindi Wade, Tony Widemar, Maradona in fallo laterale. Noi ci fermiamo 5 secondi. Nuova Slim Corner da Panasonic. La rimessa laterale ancora di Tony Widemar. Lo scambio con Wade, capitano dei Socceroos, così come vengono soprannominati i giocatori australiani. Argentina con Maradona. Tenta di fermarlo Wade, Redondo. Recupera il pallone Farina. Pallone poi che è terminato in fallo laterale. Sicuramente sono momenti delicati questi iniziali. Sì, effettivamente le partite all'inizio sono, abbiamo visto anche con l'Italia, una partita molto nervosa subito. È come due pugili che si studiano i colpi, e questo naturalmente non dà molto vantaggio al gioco, perché si fa le cose molto frettolosamente, mancando un po' di perfezione, ma dopo 10 minuti le cose tornano normali. Tanto c'è il fallo laterale ancora per la formazione argentina, lo batte Carlos McAllister, che ha esordito proprio nella partita d'andata a Sydney, dunque gioca la sua seconda partita con la maglia della nazionale, così come Chamou e Perez, che sono stati debuttanti, hanno debuttato con la nazionale proprio a Sydney e che sono stati confermati da Alfio Basile. Calcio di punizione a favore dell'Australia, che mi sembra abbia iniziato senza timori reverenziali nei confronti dell'Argentina, un'Australia che, ricordiamo, dopo l'1-1 dell'andata deve vincere o pareggiare per 2-2 per qualificarsi. Sì, effettivamente è una squadra che deve attaccare per forza, perché lo 0-0, l'1-1 non le serve a niente, deve assolutamente vincere per passare il turno, e non credo che si giocherà un catenaccio, giocherà forse in progressione offensiva, ma con molta attenzione, perché sa che l'Argentina, se lascia un pochettino di spazio, sicuramente vanno in gol. Lungo lancio da parte di Durakovic, di testa Vasquez, poi Simeone, anzi scusate Perez, che avanza, evita Aurelio Widemar, poi Mikkelsen a disturbare Redondo, può partire in contropiede l'Australia con Farina, c'è anche Wade, ma Redondo è bravo e gli soffia via il pallone. Riparte la formazione argentina, Maradona in palleggio, Redondo, McAllister, Simeone, Redondo, e comunque il terreno di gioco mi sembra non particolarmente allentato nonostante 3 giorni di pioggia, ma la tua constatazione, José, è stata credo importante, del vento che può dar fastidio. Infatti il vento ha asciugato il terreno, e non solo, il pallone sta saltando moltissimo, perché è un po' la parete è un po' falsata da questo vento fortissimo. Quinto minuto di gioco, 0-0 a Buenos Aires, dove ci arrivano le immagini in diretta tra Argentina e Australia, una partita spareggio valida per la qualificazione ai mondiali degli Stati Uniti. Questa è la partita che ci dirà quale sarà l'ultima squadra che manca per partecipare ai mondiali. Un'altra esclusiva di Tele Monte Carlo, che vi ha proposto l'andata e ora anche il ritorno di questo confronto. Maradona in avanti per Balbo, sono stati loro due gli artefici dell'azione che poi ha dato il gol del vantaggio all'Argentina nell'andata, una bella azione di Maradona e il colpo di testa di Balbo, che qui vediamo ora commette fallo, e il calcio di punizione dunque è assegnato alla formazione australiana. Calcio di punizione battuto dal portiere Zabica,
di testa Arnold, poi Balbo, Redondo, Van Blerk, Wade, Farina, il suo pallone verso Tony Widemar, fermato da McAllister. Poi c'è l'anticipo di Vasquez, anzi di Chameau, nei confronti di Arnold, e l'apertura è per Batistuta, ha di fronte a sé Tobin, lo ferma, poi arriva anche Ivanovic, il libero della formazione australiana, primo piano per il 24enne Gabriel Batistuta, attaccante della Fiorentina. Mi dà l'impressione che l'Australia sta attaccando con molta velocità, l'Argentina bisogna stare molto attenta perché essendo il vento, il pallone un po' incontrollabile, può succedere che magari uno svarione, una cosa del genere, può succedere un inconveniente alla difesa argentina. Tanto Van Blerk ha recuperato Aurelio Widemar, autore del gol del pareggio nella partita di andata, fermato fallosamente da Balbo. Calcio di punizione per gli australiani, rivediamo l'azione. Un fallo inutile perché il giocatore è girato verso la linea laterale. Vedete che vedete il vento che c'è, veramente molto forte e fastidioso. Un vento comunque che in questo momento spira a favore dell'Australia. Dunque da destra verso sinistra, Farina per Van Blerk, fermato da Perez, giocatore dell'Independiente. Redondo, si distende in avanti la formazione argentina. Batistuta, intervento in scivolata da parte di Tobin. Redondo, giocatore del Tenerife, prossimo avversario della Juventus. Simeone, ex giocatore del Pisa, ora nel Siviglia. Maradona, ancora Simeone, buono lo spunto del numero 8 argentino, il fallo laterale, l'intervento in scivolata di Ivanovic. Determinanti i giocatori dell'Australia, entrano molto in velocità e avete visto tutti i tocchi di Maradona. Maradona è abbracciato da questi, ecco, abbracciato dal numero 10, ma lui riesce lo stesso ad andare via, incredibile. Guardate. Ottimo il suggerimento per Perez, il cross, allontanato Ivanovic, in contropiede ora la formazione australiana. Wade, Sleda, di prima il pallone in profondità per lo scatto di Arnold, fermato da Ruggeri, e ora Vasquez. Redondo, elegante il movimento di Redondo verso Maradona, toccato duro, calcio di punizione per noi, 5 secondi. Super Mario Watch nuovo, proprio chic. Per averlo bastano 3 cassette Nintendo Gig. E no, l'arbitro non deve permettere assolutamente una cosa del genere. Un giocatore, Maradona sta essendo toccato sempre di dietro, e è quello che naturalmente Blatter ha detto che proporrà questo regolamento della FIFA nell'anno prossimo, perché un giocatore non deve essere picchiato di dietro oppure intervenuto del difensore dietro. Io sono d'accordo perché questa è una grossa vigliaccheria. Un giocatore come Maradona deve essere tutelato da parte dell'arbitro. 3 entrate del giocatore australiano, 3 botte di dietro. Osservate se non è vero quello che dico. Tanto Maradona, lo vedete, sofferente, un Maradona che aveva subito una dura botta alla schiena anche nella partita d'andata, ed è per questo che ha dovuto ridurre i suoi allenamenti, allenarsi in maniera differenziata. Un Maradona comunque, Giuseppe, abbiamo la conferma, è notevolmente dimagrito. Se notevolmente dimagrito, e lo vedo anche bene lucido sul pallone, l'abbiamo visto anche prima un tocco di palla che uno scambio nel centrocampo che era praticamente sommerso dall'avversario, e lui è riuscito ancora a toccare il pallone, si è messo solo la gamba, i piedi da tutta quella confusione. Calcio di punizione battuto comunque dall'Argentina, Farina anticipato da Perez, poi arriva Balbo, Maradona, ottimo il pallone d'esterno, e Ivanovic in fallo laterale, anticipa Balbo. Siamo al 10° minuto del primo tempo, punteggio di 0-0 tra Argentina e Australia. Maradona di testa per Perez, cerca di andare via, viene fermato Perez, guadagna un fallo laterale la formazione australiana. Inquadrato Hugo Perez, 24enne centrocampista dell'Independiente, seconda partita per lui con la maglia della nazionale. Il campionato argentino ha disputato 10 giornate e vede al comando la formazione del River Plate, proprio la squadra dove si sta, in cui si sta giocando la partita, nello stadio della squadra in cui sta giocando la partita, e insieme a River Plate con 14 punti ci sono il Lanús e il Vélez. Seguiamo Farina,
ha di fronte a sé Vasquez, pallone in area di rigore, Gojkovic è costretto al tuffo per evitare il calcio d'angolo. Io direi che questa partita con questo vento qua sta danneggiando molto. Vediamo questo tiro di Farina, si gira molto bene, il pallone gli sfugge un pochettino. C'era il fuorigioco poi di Arnold segnalato. Sì, però lui non è riuscito a agganciare bene i palloni, tanto è vero che il pallone non è andato molto fuori, forte verso la porta. Sto dicendo che l'Argentina è un handicap per l'Argentina questo vento, perché ha un controllo, anche se ha un controllo migliore di palla, nel confronto dell'Australia, i giocatori australiani sono, arrivano un attimo di secondo prima degli argentini sul pallone. Rimessa laterale a favore dell'Argentina che batte Perez. Cerca Maradona, eccolo Diego Maradona di testa e la rete, il pallone sul fondo, grossa opportunità per Batistuta che ha sbagliato un gol che sembrava fatto. Amici, amici, questo Zitelesello, questo tocco di Maradona verso Batistuta. Il gol mancato non ha importanza, ha importanza quello che ha inventato Maradona. Osservatelo, che pallone, amici, è un, ha un violino tra i piedi, coi piedi, è veramente straordinario. Osservate che pallone dolce che le ha toccato Batistuta, che non ha colpito molto bene. Peccato per l'Argentina, perché era un'azione veramente fantastica. Molto bravo Maradona, sfortunato Batistuta che non ha trovato il tempo giusto per inzuccare, e dunque il pallone è terminato sul fondo dando quasi l'impressione del gol, proprio perché la posizione era ottima. Palla, un fallo di fondo e noi ci fermiamo 5 secondi. Alberto Tomba e Lange, dove regna la sfida. Noi siamo stati anche un po' ingannati, Massimo, perché dentro della porta ci sono delle pezze di carta bianca, abbiamo visto un pallone bianco dentro. Siccome la telecamera non ha inquadrato subito il pallone che entrava. Comunque Argentina che sta prendendo mano a mano metri di campo e ottenendo una leggera supremazia, un'Australia comunque molto determinata. McAllister, Farina, Slater. Toccato duramente il calcio di punizione assegnato da Mikkelsen a favore dei Socceroos. Ecco la panchina dei giocatori australiani, che insieme alla panchina c'è Eddie Thompson, lo scozzese che dirige questa formazione australiana, che vale la pena ricordare nei tornei giovanili e anche nelle Olimpiadi ha ottenuto in questi ultimi anni degli ottimi risultati, arrivando sempre nelle prime quattro. A testimonianza dunque di un buon vivaio da parte degli australiani, che però poi magari si perdono ai grossi livelli. Sì, ho visto che nella panchina c'è anche forse un oriundo italiano, Longo, se non mi sbaglio, non so se è italiano o meno, comunque ha il nome italiano. Va la Maradona, osservatelo. Fermato falosamente da Tony Widemar, aveva promesso Thompson una gabbia per Maradona, in quanto all'andata è stato marcato da Wade, ma dice che pur giocando bene Wade non è servito per fermare Maradona, dunque avrebbe messo ancora più attenzioni nella guardia di Maradona. Redondo, evita Aurelio Widemar, avanza Redondo, l'1-2 con Batistuta, poi Farina, Slater, avanza Robert Slater, il pallone in profondità per Arnold, palla che è terminata fuori, primo piano per Graham Arnold, trentenne attaccante del Liegi, 44 le presenze con la maglia della nazionale, 15 gol. Wade, qualche difficoltà per tenere il pallone, fate una cosa tutta sua. Poi c'è stato il fallo, vedete inquadrato il capitano dei giocatori australiani, Paul Wade, 30 anni, giocatore con il maggior numero di presenze in questa nazionale, 64, con la gara di oggi 10 i gol. Punizione di McAllister, aggancia Aurelio Widemar, Tony Widemar, i due sono fratelli. Slater, azione pericolosa degli australiani, chiude molto bene Vasquez, poi McAllister, pallone profondissimo che termina direttamente in fallo laterale per la rimessa di Milan Ivanovic, 32enne, libero della formazione australiana, gioca nell'Adelaide.
ed ecco la panchina argentina con Alfio Basile che ogni volta che è inquadrato ha una sigaretta in mano. Questo indica un po' anche la tensione per una partita delicata come questa tra Argentina e Australia che vi stiamo proponendo in diretta. Ruggeri, Chamot, giocatore del Foggia, Ivanovic, poi Vasquez, il rimpallo che favorisce Arnold, uno contro uno nei confronti di Ruggeri, cerca di andarli via Arnold, viene fermato e qui l'arbitro potrebbe anche espellere Ruggeri come ultimo uomo. Effettivamente hai ragione, se non c'è il replay, perché osservate i giocatori australiani come reclamano. Vediamo la decisione dell'arbitro, è pericolosissima questa decisione. Ammonito. Sono ammonito. Sì. E qui forse poteva, guardate, rivedete, proprio è stato preso, era l'ultimo uomo, andava in porta. Sì, perché McAllister era spostato sulla sinistra, ecco, ma era penultimo uomo. Hanno fatto vedere questa inquadratura dal basso che forse non fa vedere bene come Arnold era. Infatti. Davanti aveva la porta. Comunque calcio di punizione a favore dell'Australia. E avevo parlato poco fa, l'Argentina bisogna stare attenta perché uno svarione della difesa può succedere qualcosa. Effettivamente qui stava succedendo una cosa tragica. E sì, Arnold, evitato Ruggeri, aveva davanti a sé l'area di rigore Goicoechea. Calcio di punizione comunque, 17 minuti del primo tempo, 0-0 tra Argentina e Australia. Non dimentichiamo che c'è il vento a favore, la potenza del tiro può essere ancora aumentata. Vediamo Aurelio Wiedemar, il suo tiro a girare, alto, sul fondo. Meno male, ha tirato molto bene, ma alto sulla traversa, ma non sorprendeva il portiere Goicoechea perché era veramente sulla traiettoria. Rivediamo il tiro di Aurelio Wiedemar, parabola a girare, ma alta, sopra la traversa, e sinceramente io sarei curioso di rivedere l'azione del fallo da quell'angolatura e non... da quell'angolazione, non cosa che invece non c'è stata proposta dalla regia argentina. Ai ai ai. Mentre Ivanovic va a chiudere su Balbo, rischiando anche qualcosina. Avete visto come il terreno abbia ceduto, si è aperta una buca praticamente. Questo a indicare che il terreno sotto è un po' molle. Non si è asciugato per niente, pensavamo che col vento magari invece... Comunque i giocatori fanno fatica con questo vento. Seguiamo Batistuta. Il suo pallone al centro, allontana Wade. C'è l'intervento da parte di Chamot. Abbiamo notato una cosa che è sicurissima, che l'arbitro non fischia i falli. Eh sì, questo danese Mikkelsen sta facendo proseguire molte azioni, magari che potrebbero essere interrotte. Come anche in questa circostanza, c'è stato forse un fallo subito da Simeone. Tutto regolare e siamo al 19esimo. Ma dobbiamo dire che il tocco di Maradona è stato veramente incredibile. Lui sta essendo tartassato dall'avversario e nonostante ciò riesce a toccare i palloni ai compagni e con precisione anche. Ancora l'inquadratura della panchina argentina. Argentina che deve fare molta attenzione ai contropiede e alla velocità dei giocatori australiani che mi sembra, Giuseppe, stiano giocando con grande concentrazione, con grande determinazione. Sì, effettivamente non stanno concedendo assolutamente niente tranne quella grande azione di Maradona che ha propiziato a Batistuta col colpo di testa, non ha concesso niente. Guardate che stanno giocando, arrivano sul pallone un decimo di secondo prima degli argentini. Adesso però gli argentini si stanno organizzando, brutta botta. Brutto fallo. Ho messo su Chamot, lo rivediamo, l'intervento di Farina, noi ci fermiamo, 5 secondi. Elettrodomestici Whirlpool, più qualità alla tua vita. È entrato molto in ritardo Massimo, non ho visto l'arbitro ammonire, purtroppo. 20 minuti del primo tempo, 0-0 tra Argentina e Australia. Si gioca a Buenos Aires, immagini in diretta dallo stadio Monumental, lo stadio del River Plate. E a terra c'è Chamot, ma l'arbitro Mikkelsen non fa entrare medico e massaggiatore. È un arbitro molto molto rigido, molto severo questo qua, non concede niente. Ci ha ripensato Mikkelsen. Lo fa portare fuori dal campo. Vedete Mikkelsen che sta parlando con McAllister. Uno dei nuovi di questa formazione di Alfio Basile, mentre già si scalda
un giocatore nella panchina argentina, probabilmente si teme che sia qualcosa di grave per Chamou. Ha preso una botta nel ginocchio, se non mi sbaglio. Infatti guarda che il medico lo sta controllando. Comunque è stata solamente una forte contusione, non c'è nulla di particolare per il bravo José Chamou, 24 anni, giocatore del Foggia, fino alla passata stagione al Pisa. Seconda presenza per lui con la maglia della nazionale, gli ha dato fiducia a Basile dopo la buona prova dell'andata a Sydney. Ricordo che Argentina e Australia pareggiarono 1-1 con gol di Balbo e Aurelio Widemar, e in virtù di quel risultato ora all'Argentina basta uno 0-0 per arrivare ai mondiali. Wade di testa, arriva Perez, potrebbe avere lo spazio per il tiro, pallone che viene respinto da un avversario, poi Balbo in area di rigore, cade a terra, tutto regolare, Tony Widemar allontana. E non si è visto molto Balbo ancora nell'inizio di partita, si vede che non ha trovato ancora la giusta posizione. Comunque si combatte su ogni pallone, Ruggeli reclamava il fallo laterale che invece Mikkelsen ha assegnato agli australiani, già battuto, palla per il portiere Zabica, Robert Zabica, 29 anni, gioca nell'Adelaide, 26esima presenza con la maglia della nazionale. E il tempo passa per l'Argentina, ma no, anzi passa per l'Australia ma non passa per l'Argentina. L'Argentina va bene anche lo 0-0, anche se chiaramente tutti chiedono una vittoria alla formazione di Maradona, che ora è in possesso di palla, fermato duramente dall'intervento di Durakovic che viene ammonito dall'arbitro. Ma forse questa volta non credo che voleva fargli male, Maradona lo ha dribblato, osservate che lui è arrivato con irruenza e lui ha fatto in tempo a frenare. Senza cattiveria. L'intervento di Mamat Durakovic, 28enne giocatore del South Melbourne, alla sua 31esima presenza con la maglia della nazionale. Seguiamo Maradona, si sta muovendo bene, sta giocando una buona partita sino ad ora Diego Armando Maradona. Colpo di testa da parte di Tobin, poi Ruggeri, quindi Farina, Wade, recupera palla Chamou, non riesce a trattenerla in campo Perez, per noi 5 secondi. Cadet, la qualità appare, il prezzo sparisce. Collaterale per l'Australia, io ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento di ogni giorno con lo sport su Telemonte Carlo dalle 13 alle 14, TMC Sport, lo sport da vedere e da scoprire. Baskets, all'indietro, Goicoechea di piede, Balbo, Redondo, Maradona, ancora Balbo, Simeone, Redondo, si chiudono gli australiani, Simeone, McAllister, Redondo, non ci sono spazi per gli argentini, Chamou, molto pressing c'è anche, attenzione, pallone che viene controllato da Vasquez e calciato in fallo laterale. Avete visto l'aggressività, il pressing degli australiani, difficoltà per gli argentini. Ecco, io una cosa vorrei sapere, osserviamo prima questa azione, Frank Farina. Ecco, volevo sapere se l'Australia farà questo pressing tutto i 90 minuti, perché è faticosissimo quello che stanno facendo i giocatori australiani. È però anche vero che si giocano veramente la partita della loro vita. Un altro ammonito, giustamente questa volta Aurelio Widemar, per il fallo commesso e prontamente rilevato dal signor Mikkelsen. Si lamenta Maradona, fallo su Simeone, arbitro a due passi. Lo ha preso proprio al volo, in velocità, si poteva anche farsi male. Comunque è una squadra vigorosissima l'Australia, corre molto, fa molto pressing, non concede niente. Tanto è vero che l'Argentina ha avuto solo un'occasione da gol inventata da quel genio che è Maradona. Australia che ha vinto il proprio girone battendo le Isole Salomone 2-1 e 6-1, poi vincendo con Tahiti 3-0 e 2-0. Dunque ha giocato uno spareggio con la vincente dell'altro girone nella zona oceanica contro la Nuova Zelanda. 1-0 ha vinto la prima partita, 3-0 la seconda, e poi ha giocato un altro spareggio con il Canada, ha perso 2-1 in Canada, ha vinto 2-1 in casa, e poi in virtù della differenza reti uguale si sono calciati dei
partiti dal dischetto, ai calci di rigore ha vinto l'Australia per 4-1, ed ecco dunque che l'Australia si gioca la chance di ritornare dopo 20 anni ai mondiali, ma deve battere l'Argentina di Maradona. L'Argentina di Maradona che nel girone di qualificazione nella zona sudamericana ha battuto il Perù per 1-0, poi ha battuto per 3-1 il Paraguay, ha perso 2-1 in Colombia, ha vinto 2-1 con il Perù e poi ha perso in casa 5-0 contro la Colombia. È incredibile quello che è successo in Argentina. Wade, Tony Widemar, Ivanovic, poi Arnold, Wade, Arnold, è buono il pallone, non ha oltrepassato la linea bianca, Slater viene fermato da McAllister, Redondo, elegante il palleggio di Redondo, Chameau, tanto l'Australia è tutta ripiegata nella propria tre quarti, Redondo, Perez lanciato da Simeone in area di rigore, Perez il suo tiro, debole centrale, para Zapica, buona l'azione comunque degli argentini. Sì, si è allargato molto nel tiro Simeone, potete notare, poi il pallone che saltava, sembrava che avesse un coniglio dentro e naturalmente il controllo è difficilissimo, osservate che ha fatto fatica a tirare, ha colpito quasi bene ma non ha potuto imprimere anche una certa velocità. 0-0 sempre il punteggio, ricordiamo partita che vi stiamo proponendo in diretta da Buenos Aires. Batistuta, Redondo, Simeone, è pressato da Durakovic che è stato già ammonito, dovrebbe fare attenzione, l'arbitro infatti lo richiama, anzi no, si trattava di Ivanovic, scusate, era Ivanovic con il numero 12, altrimenti Durakovic sarebbe stato espulso. Sono già 4 gli ammoniti, Ruggeri, Durakovic, Aurelio Widemar e Ivanovic, 3 australiani e un argentino. È di questi falli che io ho sempre parlato, ho parlato con rabbia, perché è veramente un giocatore che picchia così di dietro, che non serve a niente, un'azione che non è pericolosa, perché un giocatore avversario gli spara alla porta, nella fascia laterale, e non c'è nessun motivo di dare una botta così, anche guadagnando una munizione. Io, se fossi allenatore di un giocatore così, io gli do la multa, perché tu non devi essere ammonito per un fallo inutile. Calcio di punizione per l'Argentina, di testa Batistuta, nessun problema per Zabica. Due portieri inoperosi, Massimo. Sino ad ora non abbiamo visto tiri in porta, partita comunque veloce, partita piacevole, ma che si perde fino all'area di rigore. Negli ultimi 18 metri spariscono tutti e due. Tanto Arnold per Slater. Tony Widemar. Pallone intercettato da McAllister. Lungo rilancio dove Ivanovic cerca di anticipare Batistuta. Ci riesce, la palla termina in fallo laterale. Noi ci fermiamo 5 secondi. Stimovit favorisce la crescita naturale dei capelli. Stimovit. Battuto in fallo laterale, Batistuta scambiato con Redondo. Simeone, Redondo. McAllister. Pallone in avanti che Tobin manda fuori, ma poi arriva Maradona, il pallone per Balbo, Balbo, ancora Balbo, e viene fermato proprio all'ultimo da Durakovic. Grande spunto di Gustavo Belbalbo servito da Maradona, ma grosso errore all'ultimo. E osservate il genio, osservate il genio che pallone ha dato a Balbo. Nel momento del tiro ha dribblato, poi non ha potuto più tirare perché è sopravvenuto un avversario, soprattutto avversario che lo ha disturbato durante il tiro. Un'azione spettacolare dell'Argentina, un passaggio magistrale di Maradona e un gol mancato naturalmente della squadra celeste. Siamo alla mezz'ora, 0-0, Batistuta, colpo di testa di Ruggeri, grande intervento di Zabica che salva la propria porta, 2 calci d'angolo consecutivi per l'Argentina, rivediamo l'azione. Ecco, osservate, ancora lui Maradona che asse pallone, poi cioè porta sulla sinistra, crossa, e poi il tiro di Batistuta e Ruggeri a pochi metri, ma il portiere Zabica fa una parata straordinaria. Ma rivediamo ancora di un'altra golazione. Ecco il tiro di Batistuta sbagliato e Ruggeri
che naturalmente ha dato tutta la sua potenza di colpo di testa, ma purtroppo ha dato il pallone troppo alto e Zabica ha avuto molta difficoltà. Si infiamma l'incontro, emozioni e occasioni per l'Argentina. Maradona dalla bandierina, parabola insidiosa, Zabica è bravo, un po' fortunato anche che si ritrova il pallone tra le mani. Si è gasato dopo con la palata, è uscito molto bene questa volta qua, ha avuto anche buona fortuna come dici tu, però è uscito molto bene. Vedete, siamo al 31esimo del primo tempo, 0-0 a Buenos Aires tra Australia e Argentina. Partita che sino ad ora non ha regalato tante occasioni da gol, ma non è mancata l'emozione, l'intensità di una gara che vede grande determinazione da una parte e dall'altra. Simeone. Arriva prima Toni Wiedemar, cade in area di rigore, poi ancora Simeone, tutto regolare. Cosa, un grosso rischio qua, un grosso rischio di un rigore, io non lo so, se fosse stata un'altra partita forse meno importante, magari un arbitro un pochettino le avrebbe pensato di dare questo rigore. Comunque una partita viva, Giuseppe, si gioca da una parte e dall'altra, è vero i portieri sino ad ora non hanno fatto grandi parate, però l'intensità è notevole. Sì, effettivamente si è aspettato fino adesso, fino al 30° minuto per vedere alcune parate. Questa parata di Zabica è stata molto bella e l'Argentina si fa calda, amici, c'è profumo di gol. Chamo, pallone in esterno, Balbo e la parata di Zabica che sta diventando il grande protagonista di questa partita. Balbo sfortunato. Sì, la posizione di gol ancora per l'attaccante dell'Argentina non si è presentata lì fuori che col tiro di Ruggeri di testa. Questa qui era un po' difficile la battuta perché era un tiro troppo angolato e il portiere ha coperto molto bene la porta. Comunque Balbo ha avuto due palloni ottimi, sì, sul piede. Prima è stato fermato da Durakovic, ora da Zabica. Calcio d'angolo per l'Argentina, palla al limite dell'area, intercettata da Slater. Esce fuori la formazione dei Socceroos, Ivanovic, Slater, ha di fronte a sé Chamot, poi il pallone termina in fallo laterale, 33 minuti del primo tempo, 0-0 il punteggio e c'è a terra Perez, dolorante. Un butta botta al naso, crediamo, almeno da quello che... Ah no, anche al sopracciglio, vedete, cerca di riprendersi, è stato un duro colpo quello di Perez, chissà che ci venga riproposta l'azione che ha causato l'infortunio a Perez, rivediamolo. E lui si converge verso il centro, poi ecco qua, picchia dopo che sono... Con il piede, gli è salito addosso con il piede, involontariamente Slater, e ha ferito dunque Perez. Noi ne approfittiamo, ci fermiamo 5 secondi. Ovo Maltina, più grinta al latte. Ed eccolo che si sta riprendendo, Hugo Perez, 24enne centrocampista dell'Independiente. Non è stato volontario l'intervento di Slater. Ha fatto una cosa sbagliata, ha soffiato il naso, che non si deve soffiare il naso perché allora si esce più sangue. E questa è una cosa che mi ha insegnato Patrizio Olivo una volta che stavo giocando a calcio. È una considerazione, molto, una informazione molto giusta. Quando si prende una botta al naso non si deve mai soffiare, perché sennò viene ancora più fuori sangue. Tanto comunque Perez è costretto a rimanere ancora a bordo campo, seguiamo Farina, Frank Farina. Ha avuto una parentesi breve anche in Italia, 29 anni, gioca nello Strasburgo, in Francia, mentre riprende il proprio posto Perez. 35 ore e minuti di gioco, partita che vi stiamo proponendo in diretta tra Australia e Argentina, punteggio è di 0-0. Questo risultato qualificherebbe l'Argentina ai mondiali. È da questa partita che deve uscire fuori l'ultima squadra che parteciperà ai mondiali. Nella serata di mercoledì abbiamo saputo tutte le formazioni che parteciperanno al mondiale, grandi emozioni, a cominciare naturalmente dall'Italia. Manca solamente una tra queste due squadre per sapere e avere il quadro completo delle partecipanti. Calcio d'angolo, il primo per l'Australia, lo batte Slater. Un giocatore molto veloce sto Slade, molto volonteroso, molto generoso, corre molto. Gioca in Francia, nel Lens, ha 28 anni.
ecco il suo corner, poi allontana Chamou. Ivanovic, c'è il fuorigioco di Farina, prontamente rilevato dal signor Mikkelsen. Facciamo su un primo tempo vivace, combattuto, un primo tempo dove forse pesa però, Giuseppe, quella decisione di Mikkelsen sul fallo di Ruggeri su Arnold. Io penso che sì, forse non se l'ha sentita di penalizzare l'Argentina in quell'occasione, perché oppure in buona fede non ha visto se era l'ultimo uomo, perché però l'ha ammonito, vuol dire che esatto che la irregolarità c'era. Pertanto, se facevo una cosa del genere, l'Argentina si troverebbe veramente in grosse difficoltà. Maradona, Wade, poi Perez, intervento falloso, dice l'arbitro, nei confronti di Wade. Come abbiamo detto prima, arrivano sempre in anticipo sui palloni dei giocatori argentini. I giocatori australiani sono determinatissimi, sono allenatissimi, preparatissimi e anche ben lucidi. Il rinvio di Zabica, quando siamo giunti al 37esimo, sempre 0-0. Aurelio Wiedemar ha commesso un'irregolarità e dunque si riprenderà con un calcio di punizione a favore dell'Argentina. Redondo, Simeone, ancora Redondo. Ruggeri, McAllister, Simeone, inseguito da Durakovic, tutto regolare, Ivanovic, e ora c'è l'intervento di Mikkelsen, un fallo assegnato ai Socceroos, giocatori australiani. Una partita giocata tutto nei 50 metri del centrocampo. Abbiamo visto naturalmente l'Argentina che ha creato nel giro di 2-3 minuti, ha creato due occasioni da gol veramente molto bella, quello con Balbo, con Ruggeri e con lo stesso Perez. Calcio di punizione per l'Australia, noi ci fermiamo 5 secondi. Makita, grandi lavoratori. Lungo calcio di punizione a cercare Farina, anticipato. Slater, non si intende con Van Blerk, poco attivo quest'oggi il numero 10 australiano, che era stato uno dei grandi protagonisti nella gara d'andata, giocato molto bene insieme a Slater, uno dei migliori, tanto in pressing Aurelio Wiedemar. Ruggeri, Redondo, sono circondati gli argentini, è molto bravo Redondo. Simeone si fa soffiare via la sfera da Farina, velocissimo, limite dell'area di rigore, Farina, e gli si contrappone Vasquez. Calcio di punizione per l'Australia. E siamo alle solite, siamo lì al limite. Ammonito anche Vasquez. Ecco, siamo al limite dell'ultimo uomo, non so, io vorrei rivedere di un'altra posizione, perché è la seconda volta che la difesa argentina si trova in difficoltà con l'uomo che entra in velocità. La difesa dell'Argentina deve stare molto attenta, perché sono molto veloci e molto determinati questi giocatori. Comunque era molto più evidente, più pericolosa l'azione di Arnold che non quella di Farina, che è stato intelligente a cercare l'uomo. Comunque l'arbitro Mikkels ha ammonito tutte e due, sia Vasquez che Ruggeri, nelle due circostanze. Seguiamo il calcio di punizione, è una posizione pericolosa. Batte Slater, il tocco morbido alto sul fondo. Si è tirato non con molta potenza. E il portiere Goicoechea ha guardato, osservate che era già sulla palla, pertanto non avrebbe avuto nessuna sorpresa. Tiro non molto pericoloso questo. E siamo al 40esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Argentina ed Australia, da Buenos Aires, immagini in diretta, 65.000 spettatori allo stadio Monumental, stadio del River Plate, una serata con una temperatura di circa 15 gradi, terreno un po' allentato per la pioggia degli ultimi giorni, come si può vedere anche nella zona centrale del campo, i giocatori lasciano delle belle impronte e affondano sul tappeto erboso. Redondo,
tenta la percussione Chamot, è fermato da Ivanovic che sta giocando una buona gara, mentre Giuseppe, scusami, mi sembra sia un po' si stia vedendo di meno Maradona rispetto al primo quarto d'ora, ai primi 20 minuti. Sì, effettivamente lui ha dato moltissimo nei minuti iniziali e adesso, di la verità, tutti i giocatori argentini si trovano un po' in difficoltà perché non hanno spazio, loro, i giocatori australiani non concedono assolutamente respiro alla squadra argentina. Appena sono in possesso di palla sono aggrediti, naturalmente correttamente, dai giocatori australiani e che non li lasciano respirare. Maradona forse sta prendendo un po' di fiato. Balbo, anzi scusate, Batistuta, fermato, Aurelio Widemar. Si lotta molto su ogni pallone, anche con un po' di confusione. Maradona non si riesce di uscire da quella zona del campo e ora Farina per Slater. Farina, velocissimo Slater, è in anticipo Chamot. Bisognerà vedere comunque anche come sarà la partita nella ripresa, quando cioè l'Argentina avrà il vento a favore e l'Australia contro, e potrà cambiare anche la partita in questo senso. E poi soprattutto sapere se l'Australia continuerà a produrre questo forcing, questo pressing, perché qui hanno un dispendio di energia incredibile, o sono talmente super allenati per arrivare fino in fondo, perché un po' di calo avranno sicuramente, non è possibile. Calcio punizione per l'Australia, lo batte Van Blerk, mentre ancora una volta ci viene proposto Alfio Basile, che sicuramente sarà seguendo questo confronto con tanta tranquillità. È vero che lo 0-0 qualifica l'Argentina, ma gli australiani si sono dimostrati pericolosi. Intanto c'è un contrasto involontario che vede protagonista in negativo Maradona. Tony Widemar, ancora Tony Widemar, azione a percussione, fermato da Vasquez. Balbo ha fatto quella bellissima azione, però non partecipa molto alla manovra della squadra argentina. Tanto Perez a guadagnarsi il pallone per una triangolazione errata da parte degli australiani. Sono sempre pericolosi quando avanzano in velocità. Redondo, 2 minuti al termine del primo tempo. È stato fermato fallosamente ancora una volta. Mi sembra Simeone. Simeone, sì, vedete, il giocatore del Siviglia viene fermato. Il tackle scivolato. Lo Tobin. Calcio di punizione a favore dell'Argentina. Sta peggiorando poi la condizione del terreno, perché potete notare quanti buchi ci sono, perché il terreno sta cede per dovuto alla pioggia di questi giorni. Io pensavo che col vento magari fosse un po' asciugato, ma invece non è così come pensavo. Tanto Robert Zabica, portiere dell'Australia, sta dando indicazione ai suoi compagni. Punizione già battuta agli argentini, c'è il gran tiro da parte di Perez, ma molto alto, fuori misura. Sì, l'azione era pericolosa, la posizione del tiro era molto bella, ma Simeone è calciato molto, col corpo molto indietro. Osserviamolo, che ha la posizione buona per il tiro in quadratura. Ecco, col corpo molto indietro, il pallone si è alzato e è andato molto lontano dalla porta. Nulla di fatto dunque, 30 secondi allo scadere del 45esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Argentina e Australia. Partita decisiva con queste due formazioni, una delle due sarà ai mondiali ed è l'ultima squadra che manca al numero di quelle che si affronteranno al mondiale degli Stati Uniti. Aurelio Widemar gioca in Belgio nel Waregem. Ecco, possiamo dire, Massimo, che i due centrocampisti che hanno il filo del gioco in mano è questo Aurelio Widemar da parte dell'Australia e Redondo da parte dell'Argentina, perché è il giocatore che fa il filtro di centrocampo, cioè il vero regista. Quanto vedete, è scaduto il primo tempo, siamo già nei secondi di recupero, sempre 0-0, partita che non ha regalato grandi azioni da gol, ma sicuramente è stato piacevole, veloce e anche comunque visto vicino al gol soprattutto l'Argentina, due volte con Balbo e una volta con Ruggeri. Mentre per quanto riguarda l'Australia, pericolosi contropiedi, soprattutto uno di Arnold e un altro di Farina, che hanno costretto al fallo Vasquez e Ruggeri. Rimessa laterale di Chamot. Maradona, colpo di tacco ottimo, Chamot
il suo cross, pallone che si impenna, Wiedemar, Perez, Maradona, guardate che cosa fa, mette al centro, Wiedemar, il tiro sul fondo da parte di Simeone. Amici sportivi che state seguendo con noi, che siete in serio, vale o non vale stare in serio per vedere una cosa del genere? Perché Maradona inventa, fa delle cose incredibili, questo osservate, un giocoliere è in grande forma, io non ho visto la partita di andata, ma posso dire che questo sta giocando veramente molto bene, è il grande Maradona, Massimo. Maradona che viene acclamato dai 65.000 tifosi qui allo stadio di Buenos Aires, eccolo qua, 33 anni, Diego Armando Maradona, gioca nel Newell's Old Boys, squadra che però con la quale ha giocato solamente una partita, Newell's che è ultimo in classifica con 5 punti insieme alle Estudiantes, ma deve recuperare due partite. A terra Perez, siamo intanto al 46esimo minuto e 40 secondi, dunque a 2 minuti circa di recupero. Sì, l'arbitro fa molta fatica a fischiare i falli, e li fischia solo quando sono veramente molto molto sono brutti. Plateali. Maradona, il tocco per Chamou. Palla nel centro, intercettata dai giocatori australiani, Ruggeri. Pallone in profondità, lo scatto di Batistuta, Zabica è in anticipo. È stato bravo Zabica nel intercettare un colpo di testa ravvicinato di Ruggeri. Ora se la prende comoda, più di 2 minuti di recupero. È chiaro che l'Australia sta giocando così, aspettando in un momento o l'altro di fare un gol e di colpire l'Argentina. Comunque Mikkelsen manda le squadre negli spogliatoi, primo tempo che si chiude sul punteggio di 0-0. Noi ci risentiamo tra poco per vedere le migliori azioni. Gli altri giocatori è un po' difficile giocare perché il pressing da parte degli australiani è veramente notevole, non concede assolutamente niente all'Argentina spazio per giocare. In più consideriamo anche il terreno di gioco un po' pesante e un vento che dà molto fastidio ai giocatori. Un terreno pesante per la pioggia caduta negli ultimi 3 giorni a Buenos Aires e anche per un terreno di gioco rovinato dai concerti tenuti da Madonna e da Michael Jackson in questi ultimi periodi, nell'ultimo periodo qui allo stadio monumentale di Buenos Aires. Intanto l'Australia ha fatto l'ingresso sul terreno verde. Si attende l'Argentina di Maradona, vediamo se ci sono state sostituzioni, ecco inquadrato intanto il capitano Paul Wade, 30 anni, gioca nel South Melbourne e quello che avete visto che si stava allacciando gli scarpini era Aurelio Wiedemar, l'autore del gol all'andata. Si sta comportando molto bene anche il sostituto di Bosnić, il portiere Zabica, che è stato autore di 2 ottimi interventi, uno molto difficile su Ruggeri. Sì, effettivamente con il colpo di testa del Ruggeri, che secondo me se fosse stato schiacciato dall'alto in basso invece che dal basso in alto, forse non dava la possibilità a Zabica. Ma Zabica ha dimostrato di essere molto, molto lucido e molto, ha avuto i riflessi molto pronti perché ha fatto veramente una gran parata. In altre occasioni ha chiuso molto bene la porta, l'angolo della porta, non dando la possibilità sia a Perez prima e Simeone dopo di indirizzare il pallone in porta. Ecco incontrato Slater, che è uno dei 5 giocatori tra gli 11 in campo che giocano in Europa. Infatti ci sono Farina che gioca nello Strasburgo, Arnold sì che gioca nel Liegi, Aurelio Wiedemar inquadrato che gioca nel Waregem, Slater che gioca nel Lens e poi Van Blerk che gioca in Olanda nel Go Ahead Eagles. Dunque una formazione che ha anche dei giocatori non sprovveduti, giocatori che giocano in Europa. Sì, i giocatori che giocano hanno un buon controllo di palla, ma quello che mi ha soprattutto impressionato è stato la velocità, il pressing e l'allenamento fisico, atletico, condizione atletica di questi giocatori, perché come ho detto non concedono niente ai giocatori argentini, nessun tipo di spazio per poter controllare la palla, eccetera. Tanto è vero che Redondo, che è un giocatore che non è molto veloce, sta avendo molta difficoltà a organizzare il gioco. Un'Australia che sta facendo la sua partita, una partita chiaramente non d'attacco, di grande pressing e di velocità nel momento in cui ottiene il possesso del pallone. Ecco l'Argentina anche che fa il suo ingresso in campo. Vediamo se Basile avrà apportato delle modifiche allo schieramento del primo tempo. Uno schieramento che comunque si è ben comportato, anche se chiaramente l'Argentina, quando uno parla dell'Argentina contro l'Australia, penserebbe
a 2-3 gol di scarto. Invece oggi come oggi questo non accade. Sì, è un risultato eclatante. Ha ingannato anche me, perché io al principio pensavo che fosse una passeggiata, invece si sta dimostrando una partita molto difficile, anche se l'Argentina non deve essere molto preoccupata, perché gioca nelle stesse un po' condizioni dell'Italia per il pareggio. Però dobbiamo constatare anche che ci sono stati dei pericoli, alcuni pericoli per la porta argentina. Ecco, un'Argentina che ha un grande calore, quello dei 65.000 tifosi, che ha un po' tutto il paese che spinge per una qualificazione, ma che vorrebbe vedere anche dello spettacolo, cioè non si accontenta della semplice qualificazione. Ma io penso che l'Argentina prima di tutto pensa a qualificarsi, che è già in metà strada, e poi deve essere già molto felice e contenta che sta recuperando, se non del tutto, sta recuperando un giocatore molto importante, che se continua così è sulla strada giusta, perché sta giocando veramente molto bene. Io l'ho visto molto bene, io spero che anche i telespettatori che lo stanno seguendo, che lo conosce, che l'ha visto giocare, penso che possono dire che è un giocatore abbastanza, si sta recuperando. Ecco, poi non dimentichiamo che a questa Argentina manca anche Caniggia, che nella nazionale è sempre stato un giocatore titolare molto prezioso, e che tornerà a giocare solamente a maggio, terminata la squalifica. Potrebbe essere, nel caso in cui l'Argentina vada ai mondiali, un'ulteriore arma in più per la formazione di Basile, che con il recupero di Maradona veramente ha un grande fuoriclasse nelle sue fila, soprattutto il Maradona che abbiamo visto in questa partita. Ecco, possiamo dire che un giocatore che è penalizzato in questa partita è proprio Balbo, perché siccome si chiude molto bene la squadra australiana, lui non ha molto spazio per andare. Guardate Maradona, lo sbaglia un passaggio, amici, è poco da dire. Io dico che sta giocando veramente molto bene. Tanto non ci sono state sostituzioni nelle due squadre nell'intervallo, dunque si ripropongono gli stessi 22 uomini della prima frazione: Balbo, Redondo, Maradona, ancora Redondo. Ecco Maradona, la finta, poi il pressing degli australiani vincente, Slater, scatta Farina, ancora Slater, viene fermato. L'Argentina è in campo con Gogo Cè tra i pali, i difensori esterni sono Chameau e McAllister, i centrali Ruggeri e Vasquez, quindi a centrocampo davanti alla difesa a organizzare il gioco Redondo, gli esterni sono Simeone e Perez, il rifinitore Maradona, le punte Batistuta e Balbo. Avanza intanto Chameau sull'out di destra, pallone al centro, allontana Durakovic. Quindi Perez, Chameau, Perez, Redondo, Simeone, avanza Diego Simeone, viene fermato, palla per Zabica. L'Australia, scusa José, è in campo con Zabica tra i pali, il libero Ivanovic, i centrali Tobin e Durakovic, quindi gli esterni Widmar e Van Blerk. A centrocampo Wade, Aurelio Widmar e Slater, e in attacco Farina e Arnold. Ecco, stavo dicendo che le azioni si perdono proprio nei 18 metri, si gioca con fraseggi molto stretti l'Argentina, mentre l'Australia continua a tirare i palloni in avanti e stanno giocando molto in velocità. L'Argentina deve cambiare, secondo me deve cambiare tipo di gioco, deve essere un po' più efficace e veloce nei movimenti e spostarsi, i giocatori devono muoversi un po' di più, alcuni giocatori sono un po' statici. Stato buono lo slalom di Redondo che cede, c'è subito pronto il pressing degli australiani, Wade, palla intercettata da Vasquez, gioca in Cile nell'Università Cattolica. Maradona, fallo su Maradona, per noi 5 secondi. Yellow power. Oh signor. Quarto minuto di gioco del secondo tempo, sempre 0-0 tra Argentina e Australia. Ancora un fallo laterale per gli argentini. Tanto si sente, vedete, sentite il calore del pubblico argentino che sta incitando la propria squadra. Maradona, gran numero, va via, resiste una carica, mette al centro Balbo, Simeone. È pressato da Aurelio Widmar, poi c'è l'intervento di Ivanovic, Perez, Redondo, avanza il centrocampista del Tenerife, McAllister, di testa Tobin, Van Blerk, Simeone,
Chamò si allunga un po' troppo la sfera, Van Blerk, Maradona. Gran numero di Maradona, Chamò. Il suo cross troppo profondo tra le braccia di Zabica. Come ho detto, sono alcuni giocatori dell'Argentina che sono molto, molto fermi sul terreno di gioco, devono muoversi di più, principalmente le due punte, sia Balbo che Battistuta, devono movimentare di più il gioco, perché essendo una squadra australiana, quella che non concede spazio, loro devono sacrificarsi in un movimento più laterale. Redondo, Balbo, Redondo, Perez, Maradona, Redondo. Un gran tocco, un gran colpo di palla, possesso di palla a Redondo, molto un po' troppo lezioso, rischia nel subire il pressing degli avversari. Maradona, Simeone, in percussione, viene fermato da Ivanovic, un po' con le buone, un po' con le cattive, e il fallo e il calcio di punizione assegnato agli argentini. Qui non so chi ha fatto fallo, se è stato Simeone o l'altro. Penso, rivediamo. Alla fine è caduto, ma è stata una spinta di ambedue. Calcio di punizione per l'Argentina. Batte naturalmente Diego Armando Maradona, nutrita la presenza in aria. Ecco il colpo di testa di Simeone, pallone sul fondo, si dispera Simeone. Buona possibilità per lui. Sì, vediamo la punizione, ecco, lo tocca molto sotto, non ha avuto possibilità di indirizzare, forse è stato toccato anche dall'avversario, non ha potuto indirizzare il pallone, non era molto facile comunque. Si riprende dunque con la rimessa in gioco da parte degli australiani. Basile siamo un po' spettinato, Eh sì, un Basile comunque che osserva attentamente l'esito di questa gara, il risultato attuale di 0-0 qualifica l'Argentina, Argentina che comunque sta cercando il gol, Maradona, slalom di Maradona fermato all'ultimo, Van Blerk, McAllister intercetta, Vasquez. Ora è l'Australia a giocare contro vento, maggiore facilità per gli argentini, Maradona ancora fermato, regolarmente dice il signor Mikkelsen. Goicoechea, portiere che non dimenticheremo facilmente per le sue parate ai mondiali di Italia 90 che hanno eliminato l'Italia in semifinale a Napoli. Ruggeri, McAllister, manca clamorosamente il pallone, Slater. Lungo il pallone all'indietro per Tony Widemar. Arnold, Farina, Vasquez in anticipo, in fallo laterale. Noi ci fermiamo 5 secondi. Totti, se non giochi, non vinci. Sempre più alto il coro dei tifosi argentini. Vi ricordo che vi stiamo proponendo questa gara in diretta da Buenos Aires. Immagine via satellite per questa gara spareggio tra Argentina e Australia, una partita che ci dirà quale sarà l'ultima formazione che completerà il quadro delle partecipanti ai mondiali degli Stati Uniti. Stiamo trasmettendo in diretta naturalmente perché le sapono i nostri telespettatori, essendo in Argentina 4 ore di differenza in meno. Calcio di punizione che sta battendo Van Blerk lungo lo spiovente, di testa allontana Ruggeri, Tony Widemar. Laterale battuto, Slater, fermato da tre argentini, Redondo. Beh, l'Argentina che si dia una regolata perché è molto pericoloso, se alcuni giocatori sono un po' fermi sul terreno e devono sacrificarsi un po' nei movimenti, perché in questa fase del secondo tempo è peggiorato un po' il gioco dell'Argentina. Calcio di punizione che batte Oscar Ruggeri, gioca attualmente in Messico, nell'America, di Città del Messico. Ha avuto una parentesi con l'Ancona l'anno scorso. Maradona, Simeone,
fermato da Arnold, il pallone in avanti per Farina, velocissimo, Vasquez in anticipo, in tackle scivolato, applausi per lui. Aurelio Wiedemar, l'autore del gol, ricorderete all'andata dell'1-1. Slater, buono il suo slalom, fermato poi da Redondo. Perez, velocissimo, anticipato intanto Tobin ha anticipato Batistuta, Aurelio Wiedemar, Slater, Farina. Attenzione, Farina potrebbe tirare, preferisce invece servire Tony Wiedemar, pallone al volo tirato sul fondo. Posso dire solo una cosa, che come condizione atletica, condizione fisica, gli australiani stanno superando gli argentini. Gli argentini, qualcuno già comincia a denotare un segno di stanchezza, tanto è vero che stanno arrivando come sempre di più sulle palle e sui palloni gli australiani con una certa facilità. E direi che l'Argentina deve stare molto attenta, perché diventa pericolosa a questo punto nel secondo tempo. Decimo minuto del secondo tempo, 0-0 tra Argentina e Australia. McAllister al fallo laterale, Tony Wiedemar ancora rimessa laterale, sempre battuta da Carlos McAllister, giocatore del Boca Juniors, 25 anni, seconda presenza con la maglia della nazionale. Ecco, i giocatori cominciano a stare dietro l'avversario, questo è un brutto segno, vuol dire che si nascondono dietro l'avversario, vuol dire che non sono in condizione fisica di smarcarsi. Intanto eccedono un po' troppo nel dribbling i giocatori argentini e rischiano sempre di perdere palla sul pressing degli avversari. Lo stesso Simeone ha dimostrato già alcune occasioni di non essere, precisamente nel secondo tempo, non essere molto in condizione. Magari sta prendendo fiato, non lo so, vedremo. L'unico è Maradona, Maradona veramente sta giocando, non perde i palloni, osservatelo. Riesce a resistere anche a una serie di interventi fallosi, poi arriva Simeone. Avanza il giocatore del Siviglia, lo scambio con Batistuta, una serie di rimpalli, alla meglio alla fine Van Blerk, poi ancora gli argentini, Perez al centro, Batistuta con una mano. Giusto l'arbitro. L'arbitro ha visto la mano prima di Batistuta e poi quella di Ivanovic, rivediamola. Ecco l'azione, il cross di Perez, stop di mano di Batistuta, poi tocca la mano dell'australiano, ma il primo fallo è di Batistuta, che ha stoppato, ecco, proprio col braccio, e l'altro giocatore mi pare che era il numero Durakovic. Durakovic ha toccato col braccio anche, però l'arbitro ha fatto molto bene a fischiare contro l'Argentina. Balbo è andato all'indietro a guadagnarsi un pallone, Perez, intervento falloso da parte di Van Blerk nei confronti di Perez, noi ci fermiamo 5 secondi. Makita, grandi lavoratori. Sempre 0-0 il punteggio, gara che vi stiamo proponendo in diretta. Immagini via satellite da Buenos Aires allo stadio Monumental, lo stadio del River Plate. Squadra che sta guidando la classifica dopo 10 giornate insieme al Lanús e al Vélez, con 14 punti. Non mi dà impressione, Massimo, intanto per fare una considerazione, che le due punte dell'Argentina, sia Balbo che Batistuta, anche se noi stiamo parlando ai tifosi italiani, non stanno esprimendo, non so se è una mancanza da parte delle mezzale o dei centrocampisti dell'Argentina, che non mettono in condizione loro di giocare, oppure che sono loro che sono nascosti dietro l'avversario. Comunque nel primo tempo hanno avuto 3 occasioni, Balbo 2, sì. Batistuta 1. Nel secondo tempo, sì, sono sparite completamente. Sì. Mancano, da una parte mancano i rifornimenti, ma dall'altra certo Balbo e Batistuta non stanno facendo granché per guadagnarsi di... Infatti quello che dicevo, si stanno nascondendo dietro l'avversario, non nascondendo nel senso di paura, nascondendo nel senso che magari non sono in condizione, perché non si propongono e non propongono, ecco, grande azione di Redondo. Larga ora per Perez, pallone in profondità per Batistuta, inseguito da Tobin. Batistuta riesce a crossare, pallone deviato e la palla che termina in rete. La rete dell'Argentina, è un autogol al 14esimo, il tiro di Batistuta. Emozioniamo, amici, perché è un gol trovato.
Battistuta si è battuto molto bene sul pallone sulla destra e da una posizione impossibile ha tentato fare un cross, il pallone ha toccato l'avversario e ha ingannato, ha scavalcato il portiere Zuabica, che fino ad ora stava giocando così bene, e è stato beffato da questo pallonetto. L'Argentina passa in vantaggio meritatamente perché ha creato più occasioni da gol. Un'azione da gol di Battistuta, osserviamolo, va sulla destra, crossa, tocca la gamba dell'avversario e il portiere Zabica è in trafitto. Osserviamo la gol una volta, ecco Battistuta che effettua un cross interessantissimo, importante, ma che tocca l'avversario e scavalca il portiere. E dunque al 14° del secondo tempo, autorete di Tobin sul cross di Battistuta, una traiettoria che beffa completamente Zabica, la retroguardia australiana. Argentina in vantaggio, siamo ora al quarto d'ora, esplode la gioia dei tifosi argentini. Meritatamente, diciamo che questo gol era nell'aria già nel primo tempo, nel secondo tempo l'Argentina non stava meritando di fare gol, però tutto sommato è la squadra che ha creato più occasioni da gol. Tanto Arnold guadagna il pallone, Van Blerk, avanzano gli australiani, Slater, vediamo se ora la partita aumenterà di tono, si infiammerà, anche perché ora l'Australia deve tentare il tutto per tutto. E questo tentativo di voler pareggiare può creare o occasione ancora per l'Argentina, oppure che l'Argentina si troverà in difficoltà con questi attacchi dell'Australia. Vediamo, ecco, delle due cose una, vediamo cosa succederà. Balbo, Simeone, siamo ora 1-0 per l'Argentina. Ricordo che se l'Australia pareggiasse, a quel punto si avrebbe una situazione di estrema parità, 1-1 all'andata, 1-1 al ritorno, e dunque occorrerebbero i tempi supplementari. Sì, è una situazione ancora pericolosa. Sicuramente però l'Argentina più vantaggio. Ha un vantaggio di un gol, un vantaggio di una maggior classe, il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. Siamo al 16°, 1-0 per l'Argentina, l'autogol di Tobin al 59° ha deciso sino a questo momento il risultato del match. Vedete, sono festanti i 65.000 sostenitori argentini presenti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Manca solo una squadra a completare il quadro delle partecipanti al Mondiale degli Stati Uniti. Naturalmente per un grande mondiale non ce ne vogliono gli australiani, tutti attendono la squadra di Maradona. Sì, effettivamente penso che il calcio e lo spettacolo si guadagnerà se questo giocatore continuerà, perché sta dimostrando oggi di giocare veramente molto bene, di essere in parte recuperato, secondo me, al 100%. E avrebbe poi tutto il tempo per prepararsi al mondiale. Infatti, penso che anche questa vittoria dell'Argentina o la qualifica dell'Argentina per il mondiale è anche un motivo di non solo di soddisfazione, di emozioni, e anche di un incentivo da parte per i giocatori. Tanto guardate che bello spettacolo sulle tribune, la gradinata dello stadio Monumental di Buenos Aires, veramente una grande festa, veramente tutto il popolo e tutta la nazione che spinge Maradona e compagni ai mondiali. Io penso che meriterebbe anche una migliore partita, cioè un po' più di gol, ecco. I gol li ha creato l'Argentina, non è riuscito a farlo, però tutto sommato li ha creati. Ecco, ricordano un po' queste immagini mondiali del 78, Giuseppe, quando l'Argentina vinse davanti al proprio pubblico. Sì, effettivamente tornare un po' qualche anno indietro. Un'Argentina che nell'88 fu battuta dall'Australia 4-1 proprio in Australia in occasione del bicentenario. Poi l'Argentina pareggiò, vinse 2-1 in Argentina in una gara sempre amichevole. Comunque un'Australia che ha creato difficoltà alla formazione di Basile. Wade allontana Vasquez, colpo di testa di Maradona, Ivanovic. Pressione di testa, Maradona ha preso la palla adesso. Redondo, Vasquez, Chamot, poi Wade di testa, ancora Vasquez, fallo laterale per noi, 5 secondi. Che formaggio mi consiglia? Camoscio d'oro. Camoscio d'oro, oro per tutti i giorni. Si attende
che l'Australia provvede ad una sostituzione, esce Tony Widemar, difensore, ed entra il numero 15, un cambio da parte di Edward Thompson, tecnico scozzese di questa Australia, che arrivò quarta alle Olimpiadi di Barcellona, battuta dal Ghana, arrivò tra le prime quattro nel torneo di calcio delle Olimpiadi. Ecco, vedete la sostituzione, è entrato il numero 15 Polak al posto di Widemar. Polak dunque con il numero 15 al posto di Tony Widemar, e c'è la grande parata di Gojko Ejea che salva il risultato, palla in calcio d'angolo. Impressionante, osserviamolo con questa punizione e poi un svarione di, mi pare chi era, di Simeone, e Gojko Ejea manda la palla in calcio d'angolo, pericolo per l'Argentina. Calcio d'angolo dunque per la formazione australiana, che ha visto vicino la possibilità del pareggio, il colpo di testa da parte di Wade, il gol che viene però annullato per la posizione irregolare dello stesso capitano. Ecco, c'era il fuorigioco assolutamente, guardate, osservate che il guardaline, noi siamo anche in posizione giusta per vedere, però è un rischio che l'Argentina sta correndo, perché nel giro di un minuto ha passato un grave pericolo, anche se siete fuori gioco nella seconda occasione. Intanto diciamo che Polak, il nuovo entrato, è un centrocampista offensivo, Jason Polak ha 25 anni, undicesima presenza con la maglia della nazionale, gioca nel South Melbourne. Mentre avete visto l'intervento di Ruggeri, fallo laterale già battuto dagli australiani che stanno accelerando il ritmo, lo spunto di Slater fermato fallosamente, noi ci fermiamo 5 secondi. Diciamo la verità, il deodorante neutro Roberts è più che neutro, è neutro Roberts. È una spina nel fianco questo Slade, questo numero 11 australiano, per la difesa argentina. Sono 21 i minuti del secondo tempo, 1-0 per l'Argentina, calcio di punizione di Slade. Van Blerk al centro, poi il tiro respinto e la retroguardia argentina che libera ancora il fuorigioco. E sta rischiando qualcosa la formazione di Basile. Effettivamente nel giro di pochi minuti si è creato due o tre occasioni molto pericolose. Ho detto che questo Slade prima aveva fatto questo cross che lo svarione di Simeone quasi è stata la grande parata di Gojko Ejea. E adesso questa grande confusione in area, perché come si chiama? McAllister l'ha respinto su un compagno e quasi ne approfitta un giocatore australiano. Dunque una partita che l'Argentina dovrà condurre con molta attenzione sino al termine se vuole difendere questo risultato di 1-0. Gojko Ejea fuori dai pali, non ne può approfittare Polak che si porta il pallone poi direttamente fuori. Sono 23 ora circa i minuti, 1-0 per l'Argentina. Argentina in difficoltà, anche Basile prova una sostituzione. Sì, effettivamente io penso che lui ha visto che c'è qualche depressione nella squadra argentina. Alcuni giocatori non riescono più a contrastare fisicamente i giocatori australiani e di qui si vede un po' di difficoltà. Aurelio Widemar deve accelerare i tempi, la formazione dei Socceroos. Slater, Durakovic, Maradona. Batistuta non aggancia. Sai cosa sta succedendo, Massimo? Che le punte argentine non riescono a trattenere il pallone in avanti e dare un possibile respiro alla difesa, di modo che il pallone va all'attacco argentino e ritorna subito alla difesa argentina. E allora, ecco qua, osservate il pericolo. Slater fermato da Vasquez che allontana, ecco. Va tutta l'Argentina nella propria tre quarti. Australia in avanti. Ecco, quello che stavo dicendo, il pallone arriva nell'attacco argentino e ritorna subito contro la difesa, non dà la possibilità della difesa argentina di respirare. Redondo, Maradona, seguito come un'ombra da Wade, subisce fallo e noi ci fermiamo 5 secondi.
Camel Trophy Shoes, protagoniste di un mito. Calcio di punizione per l'Argentina e c'è la sostituzione, è uscito Balbo, dunque ha tolto una punta il tecnico Basile, ha messo un centrocampista, Zapata. Possiamo dire viva Zapata. Probabilmente si è accorto che la squadra ha bisogno di un sostegno al centrocampo. Balbo aveva giocato un discreto primo tempo, è calato in questa ripresa, si è visto poco. Eccolo Gustavo Belbalbo, l'attaccante della Roma, che ha avuto due grosse opportunità nel primo tempo. Sì Massimo, è quello che stavo dicendo io, sono venuto in sostegno a quello che dicevo io, che le punte dell'Argentina non trattengono il pallone, non dà la possibilità alla difesa di respirare. Allora Basile ha inserito Zapata, forse per dare un po' una mano a Battistuta, che neanche Battistuta non è che stia facendo grandi cose nel secondo tempo. Ecco, però per esempio per fare un paragone, anche se chiaramente non c'entra niente, ma nella stessa condizione l'Italia di Sacchi contro il Portogallo, è uscito Signori, è entrato Mancini, qui esce Balbo, entra un centrocampista, entra Zapata. Sì, sì, la stessa cosa, sì, effettivamente è una considerazione che ha fatto Basile, anche per contenere un pochettino, perché noi notiamo che ogni volta che l'Argentina attacca il pallone ritorna subito nella sua difesa e l'Australia sta in questo momento sta aumentando il ritmo. Redondo, diciamo il pressing degli australiani, Arnold, poi Perez, Redondo, pallone intercettato da Sleda, tocca piano Simeone con grande determinazione, vince il tackle. Poi Redondo, un po' di confusione ora. Zapata ha toccato il suo primo pallone. Vanno via gli argentini pericolosamente. Perez sta per essere fermato ed è fermato regolarmente, dice l'arbitro, da Tobin. Sì, questo arbitro non fischia assolutamente il fallo, perché poi se fischiava questo fallo qua doveva spegnere sicuramente il giocatore australiano perché era l'ultimo difensore. Ancora l'Argentina che insiste. Poi recupera palla l'Australia. Ancora Simeone che sta guadagnando un buon numero di palloni in mezzo al campo, ma poi gli argentini eccedono troppo con la palla in mezzo ai piedi, non trovi? Effettivamente, tutte le volte che si possessano del pallone lo portano troppo e dà possibilità naturalmente di intervento dei giocatori australiani. Osservate, troppo fraseggio. Tanto per quanto riguarda il nuovo entrato per l'Argentina, Gustavo Zapata, alcune note, ha 26 anni. È la sua 18ª presenza con la maglia della nazionale e gioca in Giappone nello Yokohama. Tanto c'è il contrasto tra Ruggeri e Farina. Eccolo Zapata, Maradona, formato da Durakovic e Aurelio Wiedemar. Ecco, gli argentini adesso stanno giocando un po' troppo da fermo, tranne Simeone che ha recuperato bene perché ha avuto un attimo di pausa, e anche Redondo che continua a danarsi e di correre dietro a tutto il centrocampo. Aurelio Wiedemar, Durakovic carica il suo destro alto sul fondo, tiro senza pretesa, questo è un tiro che della disperazione, quello che vuoi far pensare che il portiere magari gli venga un colpo di sonno, perché tirare da quella posizione così lontano è difficile. Intanto siamo al 28esimo minuto del secondo tempo, 17 minuti al termine, Argentina 1, Australia 0, il gol, un autogol di Tobin, fino ad ora sta decidendo questo match che qualifica con questo risultato l'Argentina ai mondiali degli Stati Uniti. Intanto voglio ricordarvi l'appuntamento tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 con TMC Sport. Così come ogni domenica l'appuntamento con Gala Gol. Si è inquadrato intanto il danese Mikkelsen che dirige l'incontro e forse potrà essere lui l'unico rappresentante danese ai mondiali degli Stati Uniti, visto che la Danimarca è stata eliminata dalla Spagna e dall'Eire. È doveroso anche ricordare che il nostro telegiornale di domenica, il nostro direttore Curzi. Per le elezioni che si terranno in alcune delle principali città italiane. Intanto c'è il gioco fermo, è inquadrato Maradona, buona direi la sua prova,
sicuramente dal suo piede sono partite le azioni pericolose, più pericolose dell'Argentina, dimostrato di essere sulla buona strada per disputare, se l'Argentina ci sarà come in questo momento appare probabile, un grande mondiale. Gioco fermo e noi ci fermiamo 5 secondi. Makita, grandi lavoratori. Mezz'ora di gioco in questo secondo tempo, 1-0 per l'Argentina, pubblico che invoca il nome di Maradona. Punizione per gli argentini, Simeone, Maradona, il tocco morbido ancora per Simeone. I due erano compagni nel Siviglia l'anno scorso, colpo di testa di Ruggeri e grande parata di Zabica che dice di no ad Oscar Ruggeri. Una grande azione ancora inventata da Maradona per Simeone, osservate con che tocco dolce manda Simeone sulla sinistra e lui effettua un close spettacolare per Ruggeri che colpisce ancora una volta, forse ancora troppo dall'alto in basso, e grande, grande colpo di testa ma grande parata anche di Zabica. Non è la serata giusta per i colpi di testa, almeno in questa circostanza Ruggeri, già due volte è stato fermato il suo tiro da Zabica. È una partita ricca di emozioni, Massimo, è una partita che è molto combattuta e anche di grande tensione, perché da un momento all'altro si può anche una squadra come l'Australia che ha fatto un grande di questo match, ha fatto una grande gara atletica, però ha fatto delle cose anche belle. Sì, una partita giocata a gran ritmo, grande intensità, gran pressing, soprattutto da parte degli australiani. Diciamo poche le occasioni da gol, se vogliamo, ma una partita piacevole, una partita giocata veramente con il cuore, con la determinazione, sapendo che la posta in palio è enorme. Battistuta, Redondo in area di rigore, Redondo perde il controllo del pallone, poi esce Zabica. Perde il controllo del pallone, perde la nozione, non sa dove è più il pallone. Una bella azione di Redondo che ha iniziato a metà campo con 2-3 scambi e poi è andato per concludere e qui ha mancato moltissimo perché doveva tirare subito, ha portato il pallone troppo sulla sinistra, perso il controllo anche un po' anche per mancanza di lucidità perché aveva fatto un'azione molto lunga e arrivando in area non era più lucido forse. Fernando Redondo ha 24 anni, gioca nel Tenerife, 17esima presenza per lui questa sera con la maglia della nazionale. Fatto Simeone, gran combattente, riesce a vincere il contrasto. Battistuta, Perez, Zapata, Redondo. Giocano in scioltezza gli argentini, forse cedono un po' troppo nel possesso di palla, gli australiani fanno pressing. Aurelio Widemar, Polak, viene fermato da Busquets fallosamente, dice il signor Mikkelsen. È un fallo questo qui molto intelligente perché il giocatore polacco, il giocatore australiano stava andando a creare un pericolo nell'area di rigore. Oltretutto Busquets era già stato ammonito, sono 5 gli ammoniti, 3 australiani e 2 argentini, Ruggeri e Busquets. Per gli australiani Durakovic, Aurelio Widemar e Ivanovic. 32 minuti e 40 secondi di gioco nel secondo tempo, quindi 12 minuti al termine della partita, dell'ultima partita di qualificazione ai mondiali. Da questa partita uscirà l'ennesima e l'ultima finalista nella fase conclusiva dei mondiali negli Stati Uniti. Calcio di punizione, Arnold, la botta è deviata, allontana poi il pallone Chameau direttamente in fallo laterale. E noi ci fermiamo 5 secondi. Stimovit favorisce la crescita naturale dei capelli. Stimovit. Fallo laterale che si carica di effettuare Wade, capitano dei Socceroos. Farina. Contrasto con McAllister, l'arbitro lascia proseguire. Fermato Maradona, Wade. Grande impeto. Anche grande confusione però, e la rimessa laterale comunque per gli argentini. Ecco, ti è piaciuto l'arbitro come ha diretto questa gara? Cioè, ti è piaciuto? Ti dirò che è stato molto bravo, ha fatto qualche errore forse, ma ha lasciato correre molto gioco. Attenzione l'Australia. E non riesce a controllare il pallone al limite.
Polak, poi Wiedemar, il suo tiro è stato respinto, contropiede, Batistuta di fronte a sé, Ivanovic, Batistuta lo ferma, Ivanovic salvando la propria porta. È una pala tipica per le caratteristiche di Batistuta questa, che poteva andare in porta ma non è riuscito a dribblare molto bene. Ecco il giocatore pericoloso dell'Australia. Slater che sbaglia però il cross, sfuma dunque l'opportunità per gli australiani, mentre vedete c'è a terra, se non va atterrato, Perez. Ha preso una botta, un colpo lateralmente nel fianco e forse gli ha causato anche mancanza di respirazione. A terra dunque Perez, che già nel primo tempo era stato colpito al volto. Vedete i cenni della panchina ai giocatori in campo, mancano solo 10 minuti dicono, e in effetti siamo al 35esimo della ripresa. Ecco Massimo, tu stai chiedendo dell'arbitro. L'arbitro ha lasciato correre molto il gioco, ha fischiato pochissimi falli, forse ha sbagliato, non so se noi abbiamo l'impressione che abbia sbagliato nei confronti di Arnold quando è stato, ha fischiato col fallo contro l'Argentina. Ruggeri era l'ultimo uomo e poteva addirittura essere espulso, ma questa è una considerazione che è al limite del regolamento. Tanto Perez chiede di poter rientrare in campo, un po' dolorante, ma comunque prende il proprio posto Hugo Perez, centrocampista dell'Independiente. Batistuta corregge di testa Hugo Ivanovic, Slater lancia in profondità, l'Australia deve tentare il tutto per tutto. Van Blerk, Farina, Arnold fermato da Chamot. Simeone, ha giocato un ottimo secondo tempo Simeone. Sì, ha avuto un attimo di pausa e poi si è ripreso molto bene. Infatti avevo detto che sta prendendo il respiro. Perez è inseguito da Van Blerk. Un giocatore che ha disputato una gara completamente diversa a quella dell'andata. A Sydney praticamente era stato uno dei migliori sulla fascia sinistra, aveva giocato molto in proiezione offensiva, invece in questa partita ha tenuto molto la sua zona senza avanzare e non ha dato l'apporto secondo me che aveva dato all'andata a Sydney. Io ho notato che ha giocato abbastanza bene Redondo, anche se gli argentini al centrocampo ha cercato molto il Frazeso corto e questo un po' non ha favorito molto la manovra argentina. Punizione battuta da Maradona, lo scambio con Zapata, tenta il numero Maradona, viene fermato Wade. Slater, grande motorino questo qua. Aurelio Wiedemar, Slater gioca in Francia nel Lens, scambio con Aurelio Wiedemar, ha visto un fallo il signor Mikkelsen. Ecco l'inquadrato, l'arbitro danese. Il calcio di punizione battuto da Wade. Passano i minuti, svanisce il sogno degli australiani sino ad ora. Mentre l'Argentina con un po' di fatica, con apprensione, ma io direi meritatamente sul piano del gioco e delle azioni, sta arrivando piano piano ai mondiali degli Stati Uniti, ma io credo che fino al fischio conclusivo dovrà fare molta attenzione. Anche perché l'Australia si sta battendo generosamente con grande determinazione. E soprattutto con una grande condizione fisica, perché stanno correndo fin dal primo minuto. Sì, io pensavo che nel secondo tempo crollasse, invece stanno giocando veramente molto bene, molto veloci, molto generosi da parte di questi giocatori, che non sono sprovveduti tecnicamente, perché hanno delle giocate molto interessanti. Ha creato alcuni pericoli e l'Argentina deve stare molto attenta fino alla fine. Tanto siamo al 38esimo, 7 minuti al termine, Argentina 1, Australia 0. Sino ad ora partita decisa dall'autogol di Tobin al 14esimo della ripresa. La soluzione battuta da Slater che scivola e dunque regala il pallone agli argentini. Redondo, Simeone, possibilità del contropiede, Simeone alla meglio su Durakovic, cerca di servire Batistuta, fermato Wade, poi Maradona, c'è il brutto fallo di Batistuta, anzi scusate, di Simeone, che viene ammonito. Ed è il sesto ammonito di questa partita.
Partita comunque decisa, una partita dura. Molto decisa. Direi non che... cattiva, ma dura. No, corretta, direi corretta. Molto dura, le Halle, giocata con grande agonismo da parte di due squadre. Ma corretta, l'arbitro non ha avuto, ha ammonito alcune entrate sbagliate, però non è che si fa capire. Tanto si fanno sentire i 65.000 spettatori allo stadio Monumental di Buenos Aires, sentono vicina la qualificazione ai mondiali e ricordiamo che, come spesso accade, i mondiali giocati dall'altra parte dell'oceano, cioè quando non vengono giocati in Europa, molte volte hanno visto Giuseppe vincere squadre appunto dell'America occidentale, esatto, comunque dell'America del Sud America, quindi Brasile, Argentina, Uruguay. È un po' anche capitato la stessa cosa in Europa, tranne nel 58 quando ha vinto il Brasile in Svezia, del resto mi pare che, se non mi sbaglio, hanno vinto sempre le squadre europee. Ecco, quindi dunque un'Argentina ai mondiali potrebbe essere sicuramente messa come una delle favorite, soprattutto se avrà un grande Maradona in campo. Seguiamo Slater, però non vendiamo la pelle dell'orso, perché questa Australia ha dimostrato di poter rendere veramente grande battaglia. Ecco, i giocatori fuori gioco, no? Questo è un grosso pericolo, perché se rientrano immediatamente e sono in posizione, è un grosso pericolo che l'Argentina corre di cercare di fare fuori gioco in queste circostanze. Calcio di punizione per l'Argentina, 40esimo, 5 minuti, qualcosa meno alla fine del match, 1-0 per l'Argentina, 1-1 a Sydney, 1-0 a Buenos Aires al momento per l'Argentina, dunque Argentina che si qualificherebbe ai mondiali. Maradona evita Slater, gran tocco di Maradona, Redondo, Simeone va via con un gran dribbling, ha di fronte a sé Durakovic, ancora Simeone, poi sventata la minaccia al limite dell'area di rigore da parte degli australiani. Aurelio Wiedemar, Slater, abbiamo dato qualche problema nel satellite. Aurelio Wiedemar tenta il tutto per tutto, l'Australia deve cercare di tenere tutto quello che può in questi ultimi 4 minuti di partita. Abbiamo intanto dei problemi al satellite, non arrivano le immagini dall'Argentina. Massimo, in questi 3 o 4 minuti che ci separa, come dicevano i messicani ai mondiali della 86, non hai mañana per una delle due squadre, che se non esiste un domani, perché tutte queste preparative, tutte queste lotte per arrivare al mondiale, nelle qualificazioni, qui finisce l'avventura di una squadra che ha lottato, preparato per andare ai mondiali. Diciamo che l'ultima giornata delle partite di qualificazione è sicuramente una giornata importante che non dimenticheranno le squadre che hanno ottenuto la qualificazione e altrettanto le squadre che invece non l'hanno ottenuta. Ricordiamo che ieri hanno perso, hanno mancato la qualificazione ai mondiali squadre come la Francia, l'Inghilterra, la Danimarca. Tanto c'è il calcio di punizione a favore dell'Argentina, 43esimo del secondo tempo, 2 minuti alla fine dell'incontro. Argentina che ormai è vicinissima alla qualificazione mondiali. E se noi pensiamo che molte squadre, abbiamo già detto anche in precedenza, che molte squadre importanti quest'anno nelle qualificazioni hanno sofferto moltissimo fino all'ultima partita, e non solo, ma squadra come la Francia che è stata eliminata, e che è una grande sorpresa questa, la Danimarca campione d'Europa,
l'Inghilterra. L'Inghilterra che ha sperato fino in fondo. E poi non dimentichiamo che anche un'altra grande del calcio mondiale, l'Uruguay, infatti, è stata eliminata nel girone di qualificazione nella zona sudamericana. 44esimo ora, un minuto al termine, Australia che vede pian piano svanire i propri sogni. L'ultima ha partecipato al mondiale nel 74 in Messico, scusate, nel 74 in Germania, mentre c'è il calcio d'angolo a favore dell'Australia e vedete anche come i secondi passano inesorabili. Ultime chance per l'Australia, momenti delicatissimi. Slater, onnipresente sull'out di destra, va in area di rigore, mette al centro e poi c'è Simeone che allontana il pericolo. Attimi palpitanti per i tifosi argentini. Amici argentini che state seguendo la partita in televisione insieme a noi e tutti quelli che sono allo stadio, penso che in questo momento hanno avuto il cuore in mano, perché all'ultimo minuto, ultimo secondo, pensate cosa può succedere. Intanto è scaduto il 90esimo, siamo già nel recupero. L'Australia preme, sta veramente, è una squadra generosa, è una squadra che ha meritato, ha giocato molto bene. Attenzione, ancora un pericolo, il tiro e la palla sul fondo, incredibile emozione, brivido per i giocatori e i tifosi argentini. Pensate al 90esimo. Osservate uno svarione di Ruggeri, tiro in sbilenco da parte del giocatore di Pollack e Goicoechea accompagna il pallone con un brivido straordinario. Io credo, amici, che è stata una partita da cardiopalma questa, fino all'ultimo, la sofferenza per gli argentini ma anche per gli australiani che hanno creato e ha giocato con grande generosità. Ecco Maradona che ha detto che avrebbe regalato la propria maglietta in caso di qualificazione a Fidel Castro, al suo amico Fidel Castro, tanto la gioia dei sostenitori argentini. Ormai sentono il mondiale in tasca, sentono che saranno presenti al mondiale degli Stati Uniti del 94. Mancava solo una formazione all'appello e doveva uscire tra Argentina e Australia, e ora l'Argentina sembra essere arrivata a questo importante traguardo. Invece i sostenitori della squadra biancoceleste devono ancora soffrire per questi minuti di recupero che l'arbitro danese sta concedendo, giustamente, naturalmente. Intanto siamo a un minuto e mezzo di recupero, cerca Maradona, Simeone, Wade non riesce a controllare e questi falli laterali permettono all'Argentina di allontanare ogni tipo di insidia, accompagnati dai loro tifosi, vedete i festanti sulle gradinate dello stadio monumentale di Buenos Aires. Argentina 1, Australia 0, ha deciso sino ad ora un autogol di Tobin, anche un po' sfortunata se vogliamo, la formazione australiana di Thompson, è vero, al quale va un grosso applauso per l'enorme impegno messo e profuso nelle due gare. Sì, effettivamente, una squadra che forse meritava, se non giocava lo spareggio con l'Argentina, di giocare con un'altra squadra per lo spareggio, forse se l'avrebbe fatta. Con l'Argentina è un po' più difficile perché è una squadra esperta, una squadra che ha dei fuori classe. E qui, ed ecco il fischio conclusivo, il fischio finale del signor Mikkelsen dopo 92 minuti e 37 secondi. Dunque l'Argentina battendo 1-0 l'Australia con un autogol al 59esimo di Tobin si qualifica per i mondiali. Era questa l'ultima squadra che mancava per i mondiali del prossimo anno, e tra Argentina e Australia io direi meritatamente l'Argentina. Sì, e questo vede la gioia, la disperazione del portiere Zabica, prima con la testa fra le mani, e qui la gioia non solo dei tifosi ma dei giocatori. È una sofferenza fino all'ultimo. Questa, amici, è stata l'ultima sofferenza delle squadre che andranno in mondiale, perché l'Argentina è stata l'ultima a classificarsi dopo tutta questa nottata della lotta dei grandi qualificazioni da parte di tutti. È stata l'ultima a staccare il biglietto per gli Stati Uniti. Dunque sulle immagini festanti dei giocatori argentini che, vincendo per 1-0 dopo l'1-1 di Sydney, si qualificano per i mondiali degli Stati Uniti. Noi vi ringraziamo per la cortese attenzione, dunque un cordiale a risentirci da parte di Massimo Caputi. Arrivederci a tutti e continuate con Tele Monte Carlo.
Ed ecco le immagini di Maradona festante. Ricordiamo ancora, Argentina batte Australia 1-0 e si qualifica per i mondiali. Grazie a tutti e a risentirci ai prossimi appuntamenti su Telemonte Carlo.